se viene di giorno non lo posso ammazzare. Sono favorevole alla proposta di legge, però penso che sia un discorso che non debba essere rivolto soltanto alle ore notturne. Si discute sul discorso come intervenire, vedere se in una maniera o in un'altra, però in quei momenti realmente è difficile. Ma avere una legge solo che dura a fascia oraria è una stupidaggine. Cioè. Una libertà di difesa che non può avere fasce orarie. La confusione è tanta ed è emersa anche durante la puntata del format Opinioni. La gente calabrese, anche per colpa di una cattiva informazione, ritiene che al vaglio del Parlamento ci sia un disegno di legge sulla legittima difesa che permette di difendersi solo di notte. In realtà non è proprio così. Dispiace che sia passato il messaggio che questa riforma, anziché estendere il diritto di difesa, lo abbia ristretto alle ore notturne. Non è così, difendetevi sempre, di pomeriggio, di mattina, di notte, perché, il codice perché penale la legge ve lo consente. Se viene qualcuno in casa e vi minaccia, è attenta alla vostra vita, difendetevi a qualsiasi ora del giorno, perché già oggi è così e sarà così anche se passerà questa riforma. È solo una specificazione. Esatto. Poi una presunzione che diamo, che può utilizzare il giudice per aiutarlo a concedere la legittima difesa. L'unica novità degna di nota per i poveri malcapitati che da vittime dovranno affrontare un processo prima di vedersi riconosciuti la legittima difesa è che non dovranno sborsare neppure un euro per le spese processuali e gli onorari di cui si farà carico lo Stato. Erika Cunzolo per la CNews 24.